e scheletri soprattutto appartenenti al passato. La candidatura di Erminia ci consente oggi di rompere quegli schemi e di proiettarci tutti quanti proprio verso il non ci convince la continuità con l'amministrazione greca, non ci convince questa opzione perché crediamo che Termoli non si lascia suggestionare da questa opzione politica, ed ecco perché non ci ha convinto sin dall'inizio la candidatura di Filippo Monaco, e ritenevamo che il centro-sinistra in questa città dovesse proporre una figura più spendibile proprio su quel terreno di quell'altra opzione politica, ed è per quello che noi avevamo proposto Erminia Gatti come interprete di quell'altra opzione, cioè quella del rinnovamento e quella del futuro. E siamo convinti che questa opzione, quella che Erminia Gatti oggi incarna e rappresenta insieme a tutta la squadra che il Partito Democratico ha schierato in campo in queste elezioni comunali, possa essere e sarà sicuramente capita e compresa dalla città di Terni. E non ci convince l'idea che il centrosinistra sia tutto schiacciato su se stesso, perché di là c'è una coalizione che non ha a cuore Termoli e gli interessi di Termoli, ha a cuore, diciamo, un'altra cosa. L'oggetto del desiderio è il Partito Democratico, quale strumento per declinare aspirazioni ed interessi personali. E credo che basta, sia arrivato il momento di dire basta, ad un centrosinistra che ha solo questa ambizione e niente più. Ed ecco perché Erminia Gatti oggi può rompere gli schemi e può consentirci davvero di proiettarci verso il futuro e verso il domani. Erano queste le cose che volevo dire da qualche giorno, perché io ho letto molto, vedo persone che sventolano la tessera del Partito Democratico ad ogni conferenza stampa. C'è una frase che ha detto un mio amico qualche giorno fa che mi ha fatto riflettere, e veramente sono tre giorni che ci rifletto sopra, quando diceva: ci sono tessere che vengono sventolate o sbandierate, ma ci sono tessere stampate nel cuore. E il Partito Democratico credo sia arrivato il momento che il Partito Democratico sia fatto di persone, di donne, di uomini, di ragazze e di ragazzi che la tessera ce l'abbiano stampata nel cuore e che sono democratici per davvero e non soltanto a seconda delle occasioni o a seconda delle convenienze. È per questo che facciamo anche questa corsa solitaria a Termoli, ma nella convinzione che la città ci capirà e nella convinzione che abbiamo una figura straordinaria da poter spendere in questa campagna elettorale come candidato sindaco, ed è una figura che parla al futuro. Sarò ripetitivo e ossessivo fino alla morte, ma questo sarà questo il tema della campagna elettorale, tant'è alcuni elementi, rapporti anche e altre delle considerazioni rispetto al congresso del Partito Democratico e rispetto anche alle ultime dichiarazioni che l'onorevole Di Pietro aveva fatto: non basta con la protesta, adesso dobbiamo passare alla proposta. Sembrava, come dire, un momento felice di ricostruire legami con un elettorato anche più moderato, un elettorato più, diciamo, propenso a ragionare che a sentire grida o elementi, come dire, di estremismo. Da questa valutazione avanti, e abbiamo messo su una squadra di persone della società civile, giovani, donne, uomini che si vogliono e si vogliono impegnare nella politica. È un'esperienza straordinaria quella che abbiamo scoperto partendo da Termoli. C'è una grande opportunità di una nuova generazione che vuol fare la politica, vuol fare la cosa pubblica, e noi come partito dobbiamo avere questa attenzione particolare di mettere sulla scena della pubblica amministrazione, sulla vita politica, dobbiamo immettere questa generazione. Da questo risultato, da questa evidente
manifestazione di interesse da parte della società civile, ma ripeto, dei giovani, ma non solo dei giovani, di chi vuol fare la politica in modo diverso. Credo che sia nata poi la mia convinzione che non è più la persona che è importante per tirare questo progetto, ma, come diceva giustamente Daniele, sia una squadra capace di fare sintesi e di portare avanti il progetto. Poi all'interno della squadra possiamo scegliere le persone che meglio noi riteniamo di poter interpretare in un dato momento storico. Ecco, io ho ritenuto, superato quegli elementi, fatti chiarezza con quegli elementi che dicevo prima, congressuali, di saper guardare anche, di aprirsi anche rispetto alle novità che stavano e maturano nella società, di poter fare anche un passo indietro rispetto a una fase anche molto avanzata. Molti di voi abbiamo trascorso giornate insieme a pensare al programma, alla lista e a mettere su delle iniziative. Ecco, con questo patrimonio io ho pensato che di poter metterlo a disposizione innanzitutto del Partito Democratico, ma di mettere a disposizione di una coalizione più ampia. E qui di qui il mio messaggio, innanzitutto di poter fare anche un passo indietro, di proporre Erminia Gatti come candidata sindaco, che potesse essere ed è secondo me ancora oggi, non solo per competenze personali e capacità personali, ma di essere la persona che poteva meglio di tutti fare la sintesi e quindi avviare un processo politico che partiva da Termoli, nuovo anche per la nostra regione. E qui la mia volontà, insieme agli altri, come ricordava Danilo, di poter trovare, fare questa proposta di sintesi e di rimettere in gioco la politica di Termoli. Non passi indietro, perché giustamente la politica non finisce a Termoli, la vita di ognuno di noi non finisce a Termoli, le speranze, le prospettive ci sono per tutti e c'è opportunità per tutti. Bisogna saper fare anche un passo indietro, e questo significa avere contezza delle proprie responsabilità e credere in un progetto politico, a prescindere di chi lo porta avanti. Perciò la proposta.